Questo è pazzo. Non ce la farò mai. Oh, brava Annalisa. Un'altra stronzata l'hai fatta. Applausi. Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi questo video per parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che ho notato nell'ultimo box delle domande di settimana scorsa su Instagram, che questo è un argomento che vi suscita un grande interesse. In particolare, quando si vede una persona come me che comunque raggiunge gli obiettivi nella vita, fa tante cose, eccetera, eccetera, si pensa che si tende a pensare, perché poi si sa che non è così, però si tende a pensare che nella vita di quella persona vada sempre tutto bene e sia sempre facile e venga sempre spontaneo riuscire a fare tutto senza attraversare particolari problemi e soprattutto si pensa che quella persona sia sempre super motivata, creda un sacco in se stessa e quindi insomma si dice come mai lei è così e io non riesco ad essere così. Bene, sono qua per dirvi non è così, anche io non credo in me stessa, anche io ho dei giorni in cui non sono particolarmente motivata, ma qual è la differenza tra me che poi riesco a farle le cose e qualcun altro che invece si fa bloccare da questa mancanza di fiducia in se stesso o senso di essere inferiore agli altri. Io nel momento in cui voglio fare una cosa, subito penso di valere meno degli altri, subito penso di essere più svantaggiata degli altri, subito penso di non avere le carte in regola per fare quella cosa, quindi insomma anche io non credo in me stessa, mi demoralizzo, mi butto giù. Però questo è l'impatto iniziale ad una cosa, perché poi dopo io non mi lascio sopraffare da quest'idea di non essere all'altezza, ma smetto di pensarci e agisco. E quando inizio, facendo passo dopo passo, mi rendo conto di essere in grado. Quindi va bene, c'è questo primo pensiero, non sono all'altezza, non ce la farò mai, però poi c'è, ok, però inizio. E iniziando, piano piano, uno si rende conto di essere in grado di fare quella cosa e poi la motivazione viene da sé. Attenzione però, è ovvio che potrebbe non andare tutto bene e qui è la perseveranza che paga, quindi non vince il più forte, ma chi ha sempre la forza di rialzarsi. So che sembra una frase fatta, ma è davvero così. Io faccio sempre i miei due esempi più grandi. Voi stessi mi chiedete spesso di raccontare i miei momenti no, e mi sono arrivate anche delle domande in relazione al video di settimana scorsa. Io sono stata sempre demotivata da chiunque ho avuto accanto, o comunque dalla maggioranza delle persone. Questa è una delle ragioni per la quale io ho tagliato molti rapporti. In passato, infatti, in particolare al primo anno di università, ero circondata da persone di cui la quasi totalità mi diceva che io non sarei stata in grado di studiare e lavorare contemporaneamente, che io non avrei mai potuto studiare e lavorare avendo gli esami in regola e una media alta. Quindi sono stata demotivata tantissimo. Io ho sempre avuto la testa dura, nonostante momenti di difficoltà, perché nel momento in cui sei circondato da persone che ti buttano giù così tanto e ti rendono tutto ancora più pesante di quanto non lo sia, perché ragazzi, io studio, lavoro, faccio tante cose, ma questo non vuol dire che sia semplice. Si può fare, perché se uno è disposto a fare i giusti sacrifici, si può fare, però ovviamente ho affrontato momenti difficili. Quello che vi vorrei dire è i momenti difficili ci sono, ma non lasciate che le persone, solo perché attraversate un momento difficile, vi buttino giù. Non permettetelo questo. E questo è il motivo per il quale io dico: i limiti degli altri non sono anche i vostri. Perché? Perché magari quella persona non è neanche una questione di cattiveria, ma non sarebbe disposta a fare quei sacrifici che vanno fatti per raggiungere quella cosa in quelle condizioni. Quindi, se voi volete farlo, se voi sentite che è quello che volete, lasciate perdere quello che dice la gente, lanciatevi, provate a credere in voi stessi. Questo
Questo è stato il mio primo grande ostacolo per il quale io mi demoralizzai tanto, però poi questo mi aiutò molto a crescere. Un altro episodio a cui accennavo nel video della settimana scorsa è l'inglese. L'anno scorso io, quando iniziai a fare gli study with me, mi trovai obbligata a dover comunicare in inglese perché il mio canale stava essendo trovato da molte persone che non parlavano italiano e questo mi portò a dover parlare talvolta anche su Instagram in inglese per farmi capire da queste persone. E il fatto che io non avessi un inglese perfetto, nonostante io ne fossi già pienamente consapevole, infatti lo stavo studiando, mi portò ad essere criticata da molte persone e la cosa che mi fece più male è che tante persone che mi criticarono erano persone che io reputavo davvero amiche. E questo mi fece molto male perché queste mie storie furono mandate in giro per prendermi in giro. Quindi va bene così, successe anche che addirittura tante persone che neanche mi conoscevano, neanche seguivo, ma raga io vi parlo di tante persone, non uno o due, tante persone mi rispondevano alle storie criticandomi, correggendomi, ma un conto è se c'è un rapporto o comunque il tono con cui si dicono le cose, perché io sono una persona molto umile, che apprezza gli aiuti, infatti ci sono tante persone che mi aiutano anche su Instagram quando magari sbaglio una parola oppure un modo di dire meglio di un altro e io apprezzo tantissimo queste persone e le ringrazierò sempre tanto, ma è il modo in cui queste cose vengono fatte. Quindi io, per non aver avuto un inglese perfetto in passato, sono stata criticata, sono stata demoralizzata, quindi immaginatevi cosa voleva dire per me in passato cercare di provare a dare sempre di più me stessa nell'imparare l'inglese per riuscire anche a superare io queste critiche dentro, perché io sapevo anche che queste critiche erano vere, però insomma le critiche un conto se sono costruttive, un conto se sono giudizi cattivi e questi fanno male. Quindi io sia per l'inglese che per l'università non ho mai avuto un grande supporto dalle persone che mi circondavano e questo è il motivo più grande per il quale io sono qua oggi a dirvi: volete farlo? Fatelo, credete in voi, chi se ne frega se è troppo difficile, se è troppo grande, se la gente dice che è impossibile, fatelo e basta, cadete, amen. Sapevate che c'era il rischio che sarebbe potuto andare male? Riprovateci, se è quello che volete ci riuscirete, ma non fatevi mettere limiti dagli altri per il solo fatto che quelle persone non riuscirebbero a fare quella cosa. Quindi credete in voi stessi, come dico sempre, ricordate che i limiti degli altri non sono anche i vostri. Ho fatto un'altra delle mie follie, e sì, è una follia, il problema è che io so che è una follia, cioè questo è il problema più grande, sì. E ho preso un altro insegnante di inglese, quindi adesso praticamente farò il corso di inglese con quelle 4 ore, con l'insegnante, con il gruppo che sto seguendo, con l'università, quel corso lì, per la certificazione e con questo signore qua, che invece è un avvocato americano in pensione, faccio un po' di conversazione e inglese un po' più prettamente con terminologia legale. Riuscirò a fare tutto? Non lo so, ovviamente sono disperata, cioè inutile dire il contrario, o meglio, cioè sono disperata, l'ho già detto nel blog di settimana scorsa, però cerco di dare sempre il mio meglio. Va bene all'inizio essere spaventati e pensare che gli altri sono meglio, che gli altri sanno fare tutto meglio, che gli altri sono più fortunati, va bene così. Però non perdiamo di vista la realtà, e cioè che a noi non manca niente per arrivare dove vogliamo. Ci può essere qualcuno un po' più avvantaggiato, ci può essere qualcuno un po' più facilitato su altre cose, ma ognuno può arrivare dove vuole. L'importante è il duro lavoro e il commitment. Ok, dovete impegnarvi in quello che fate per riuscire ad arrivare. Io sono qua che vi sto facendo questo video col mio canale YouTube, che ovviamente è partito da 0 iscritti, che adesso ne ha 12-13 mila, e io tuttora che ho 12-13 mila iscritti non sono mai contenta del mio lavoro, non sono mai contenta di quello che faccio. Penso sempre che gli altri canali sono più belli, che gli altri hanno contenuti più interessanti, che gli altri di qua, che gli altri di là, senza neanche conoscerli questi altri, solo perché ci vengono i complessi di inferiorità, perché pensiamo di non essere in grado di fare cose che non è vero, non è vero. È ovvio che una persona che ha 200.000 iscritti avrà un'altra consapevolezza e delle altre conoscenze e per forza di cose potrà avere un editing migliore del mio, tutto quello che vogliamo. Ma io, se partissi relazionandomi a queste persone pensando di non valere niente e mi fermassi lì, non potrei mai neanche arrivare a valere un quarto di quello che valgono loro. Però io sono qua perché il mio
scopo era quello di lanciare un messaggio e di dirvi credeteci sempre. Tante persone non hanno bisogno di un consiglio e io infatti a tante persone questa cosa l'ho detta, molte persone mi scrivono e io rispondo e dico tu non hai bisogno di un consiglio da parte mia, tu hai solo bisogno che io ti dica vai. Lo puoi fare, io credo in te. Io, una totale estranea, e io lo faccio perché io so che a volte è solo questo che vi manca, avere qualcuno che vi dica lanciati, vai, fallo. Grazie per avermi dedicato questo tempo, se avete richieste per i prossimi video lasciate un commento, vedrò di soddisfare le vostre richieste e se questo video vi è piaciuto vi chiederei per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e magari condividerlo con un vostro amico. Vi ringrazio davvero tanto per ascoltarmi, spero che questo video possa essere stato spunto di ispirazione e di motivazione per voi. Ci vediamo nel prossimo video e vi mando un abbraccio.